immaginate se stasera non vinciamo non e dirlo, poi domani non loro non vincono, come ci mangiamo i coglioni. E poi seconda cosa, la ricordate quella serata con la clipa più figa che desiderate, che ve la siete invitata a cena. Adesso siete arrivati a casa sua, è nuda nel letto. Ah, figa culo! E ve la state per scuffare. Abbiamo due strade. Dai, che ve la dice la o bella. Vincere e spaccargli il culo alla tipa, o cazzo moscio alla serva. Cosa volete fare? Vincere? Non ho sentito, cosa volete fare? Vincere! Figa! Culo! Era cazzo moscio come serva. Tira! Va bene! Largomar! Grande papa, calmo, calmi! Vieni a giù! Vai che vostra, siete in due! Vai, guarda lo qua! Vinci! Ale, prezza che è tuo! Vai un po' di pressing! Guarda in mezzo Ale, oh, vai che tu recupera, fa bravo. Scendi, calmi. Temporeggio. Vai che ce l'avete vostra. Fiscane uno, già tanto. C'è fallo, raga. Eccola, sì, Ale, che tira, fa. Sì! Bravo Pablo. Ero a te. Vieni, Ale, vieni. Arbitro, cambio. Cominciamo? Cambio arbitro! Arbitro, cambio! Va bene! Ce l'ha loro, grazie! 20! Dai!
Va bene, dai. Omar, lungo linea. Sì, Teo, per pressare. Col fallo giocare. Oh, qua, Davide! Davide, Davide, chi Ma non ti ha detto niente adesso. Ma la somma di chi? Non sei, gioca anche qua.
Diciamo, dai, dai. Io non so come sto andando. Oh, ce l'ho qua, ce l'ho qua. Davide, dai, porco Dio, un po' di coglioni. Rifresco che cosa? Che risposte sono? No, mi uscivo, recupero massimo. Parla più tutti, eh? È lui che parla con te. Che grinta. Ho capito, ma odio la staccata. L'arbitro deve essere una persona. Dentro, dentro, dentro! Calma, calma! Bene, mettiti a posto, Fabio, Mirko, Leo! Prova, arbitro! Prova, vieni! Ale, mi raccomando, aiuta pure dietro! Sì, già! Ale, subito lì! Ma dai, siete due tutti! Che pagano me. Teo, poi. Teo, solitario. Culo, c'è un difensore pezzo di merda dietro. Raga, dai.
riesce. Mancio, vai qua, scegli là, Mancio. Non mettere tavole in mezzo. Non c'è niente. Uomo! Oh, 4 contro 1! 4 contro 1! Bravo, capo! Va bene, va bene, dai, va bene! Torniamo! Vai, vai, Omar! Vai, raga, facciamolo! Segna, Omar! Sì! Alla fine è servito sto... Bravo Bruce! Bravo! Era qua che stava. Bravo Mancio! Era qua che stava morendo! Se non lo chiamavi non si era girato! Allora, Camauto Cinisello Blancos finisce 5-2 per i Camauto. Cinisello però primo tempo ha dimostrato di essere una grande squadra perché siete passati in vantaggio, il primo tempo l'avete chiuso anche in vantaggio, poi nel secondo tempo è cambiato qualcosa. Loro sono più forti, l'hanno dimostrato anche stasera, che comunque hanno qualcosa in più di noi. E comunque la classifica gli dà ragione, noi comunque abbiamo fatto il massimo anche nelle ultime due partite. Il penultimo è stato un bel pareggio 4-4, quindi stasera cioè, noi avevamo soltanto il compito di fare bene e bene. Poi loro comunque hanno vinto meritatamente perché sono più forti. Avete comunque onorato il campo perché la classifica oramai per voi non contava più nulla, però avete decisamente onorato il campo. Sì, no, era la cosa più importante per noi stasera, comunque gli obiettivi ormai erano tutti sfumati, sia l'Europa League che qualsiasi altra cosa, quindi abbiamo comunque cercato di chiudere bene, che è la cosa più importante. Bene, allora in bocca al lupo per le prossime avventure e complimenti. Chiamiamo Camauto, venite tutti, venite. Eccoci qui. Intervista multipla, direi. Intervista multipla. Dai, Ruggio. Bravo, press! 8 minuti di Ruggio. Oggi sono stati 28, ragazzi. Allora, elenchiamo un po' la partita, partiamo prima col capitano. Elenchiamo un po' la partita perché nel primo tempo un po' nervosi avete rischiato di perderla perché 2-1 nel primo tempo, poi nel secondo siete venuti fuori e grazie al bomber numero 10 avete portato a casa questi importantissimi 3 punti. Hai detto tutto tu, una partita nervosa ma semplicemente dettata dal fatto che sapevamo che con questa partita quanto valeva. Potevamo tenere ancora aperte le speranze di un'ipotetica vittoria di campionato. Noi facciamo tanti auguri a Easy Sport per domani, sperando che non vincano ovviamente, così da festeggiare tutti insieme. Beh, festeggiare sul campo forse era meglio, perché... Sì, sicuramente sì, però vabbè, noi siamo comunque arrivati primi, poi per una questione di regolamento probabilmente non vinceremo. Qualche punto ho perso durante l'anno? Ma in tutti i campionati, in tutti i livelli ci sono i punti persi durante il campionato, però questa squadra esiste da 4 anni... È stato un continuo crescere e finalmente quest'anno siamo arrivati ad alti livelli, ci meritiamo la promozione in Serie A per l'anno prossimo e poi se vinciamo il campionato facciamo festa. Ancora meglio. Non avete niente da dire? Puttani! Non avete niente da dire? Io volevo dire una cosa, io faccio tanti gol, segno, però è solo grazie alla mia squadra e a tutti loro. Bravo! Frasi di circostanza però sono apprezzate, no, è la verità sinceramente, non è per qualcosa. Bene, allora aspettiamo quattro anni di Camauto e non siamo mai stati un gruppo così unito, veramente. Bravo Ruggio! Complimenti ragazzi, complimenti a tutti. Grazie! In bocca al lupo, ciao!